passione, storia e tanto mare. Benvenuti a Terracina, la capitale degli sport da spiaggia. Terracina e il beach tennis, un binomio vincente anche negli internazionali del 2019. Archiviati i campionati del mondo, nel tabellone femminile è andato in scena il valzer delle coppie, un mix, quello fra novità e certezze, rivelatosi l'ingrediente ideale per accendere la curiosità sugli scenari presenti e futuri. Nuove regine della manifestazione, le azzurre Sofia Cimatti e Giulia Gasparri, apparse più che mai decise alla conquista del titolo, che dopo la sofferta vittoria nel semifinale sulla coppia formata da Flaminia Daina e Patricia Diaz, si sono aggiudicate il titolo grazie al netto successo su Martina Corbara e Nini Valentini. Siamo sicuramente felici per questa atmosfera che sì, qualche mese fa ci ha un po' scombussolato. Oggi è andata bene, prendiamo quello che di buono stiamo facendo in questi mesi. E quindi siamo pronte per magari confermarci o andare bene l'anno prossimo. Io e Sofia abbiamo un progetto a lungo termine, non è un impegno solo di questa stagione, ma abbiamo un team che ci segue sotto tutti i punti di vista e quindi poi abbiamo anche un bel rapporto tra di noi, di amicizia, quindi sicuramente sarà anche un discorso futuro. Apparse leggermente sottotono la campionessa del mondo Raffaella Miller e la figlia d'arte Nicole Nobile, sconfitte nei quarti di finale dalle agili scattanti emiliane dopo 3 set da montagne russe. Presente sui campi dello stabilimento Rive di Traiano, anche il commissario tecnico della nazionale italiana Simona Bonadonna. Come sempre è un piacere essere qui in questa meravigliosa cornice sotto il Tempio di Giove, in questo torneo organizzato ogni anno magnificamente. Quasi tutti gli atleti sono presenti, quest'anno la stagione è stata lunga. Questo è uno degli ultimi tornei della stagione e mi sembra che sia stato realizzato in maniera perfetta e grazie ancora a RDT Eventi qui a Terracina che hanno eseguito questo torneo in modo spettacolare. Un appuntamento prestigioso per una città sempre più al centro di interessanti iniziative. Come amministrazione abbiamo investito molto sul turismo sportivo. C'è stata anche una grande competizione, devo fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato, ai vincitori e soprattutto all'organizzazione. Su questo qua noi siamo stati veramente vicini e loro hanno dato una grande soddisfazione e una grande visibilità alla nostra città. Confermate rispetto alla passata edizione anche le categorie under. Veri e propri mattatori del tabellone Under 18, i venezuelani Eduardo Garay e Diego Guzman. Great week, we won the 18 and under category and we had a good result in the pro category. We reached the second round against the third seed. Congratulations for the organization for this amazing tournament, good organization, this amazing view to the mountain. All the great level of these all players on this amazing country. Thank you, Terracina. Our goal is to be here in big tournaments in Italy, in the country of tennis, and keep going. Experience too much games against top players, like in this tournament against Alessio Giovannini. Keep going too much tournaments like Aruba, Portugal, Pan American Games. Non solo tanti grandi campioni qui all'ottava edizione delle internazionali di beach tennis città di Terracina, ma anche tanti piccoli, piccolissimi appassionati che sono stati qui, che hanno giocato e facciamo loro qualche domanda. Partiamo da te, a te chiedo chi è il tuo giocatore preferito? Garavini. Stessa domanda la faccio anche a te, chi è il tuo giocatore preferito? Garavini. Come ultima cosa allora facciamo un saluto tutti insieme per il canale, salutiamo Super Tennis, facciamoci sentire. Si spengono le luci sull'ottava edizione degli internazionali di beach tennis città di Terracina, ma le emozioni non finiscono qui. Appuntamento al 2020.
Bye.